è abbastanza preoccupante perché dopo agosto molte aziende riapriranno. Qualcuno si sta interrogando se continuare a stare sul mercato, visto anche la scarsità di lavoro, la scarsità di fatturato, i cattivi pagamenti, il ricorso al credito. Nei primi tre mesi del 2012 ci segnala un autorevole organismo con l'associazione artigiani delle piccole imprese di Mestre che le aziende chiuse sono 26.090, aziende meno che mancano ad appello del primo trimestre. Sono 15.226, pari al 58% quelle artigiane, per cui piccole aziende. Inoltre, un'altra notizia di un'Italia ormai che è in recessione e che non stimola più a scommettere sul futuro. Non possiamo evidentemente permetterci una desertificazione delle imprese anche nel nostro territorio. Per cui che cosa fare? Abbiamo già detto e abbiamo già ripetuto più volte che è necessario promuovere da subito l'arrivo a crema di nuove imprese. Il loro inserimento però deve essere incentivato. Per incentivarlo bisogna che ci sia un costo quasi zero, se non zero, cioè portiamo qui delle aziende, cerchiamo di farle stare sul nostro territorio. E questa è assolutamente una cosa che è da fare. La prossima amministrazione dovrà per questo rinunciare ovviamente a alcune entrate, sapendo però che è l'impresa che porta il lavoro e che porta posti di lavoro e porta la ricchezza. Non sono un tecnico, però sembrerebbe che a Crema costruire un capannone produttivo costi il 50% in più rispetto a tutti i comuni lombardi, perché il nuovo PCT, approvato nel dicembre 2011, prevederebbe, uso che condizionale perché non sono un tecnico e spero davvero che sia così, che chi costruisca un capannone debba per forza cedere al comune il 50% dell'area, oltre agli standard già previsti dalla legge, cioè dalla legge per parcheggi, servizi, eccetera. Sarebbe previsto, uso sempre condizionale, nell'articolo 20.2, pagina 63 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole. Se fosse vero, chiedo al nostro candidato sindaco di intervenire immediatamente, perché questo sarebbe un modo davvero curioso di agevolare le attività produttive.